Khadim, 30 anni, originario del Senegal, sarà dimesso tra pochi giorni. Per fortuna ha riportato solo lievi traumi alla schiena e agli arti inferiori. Anche ad Alagi è andata bene. Questo 33enne del Gambia ha subito la perforazione di un polmone. Entrambi sono ricoverati all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Sono sopravvissuti alla strage della statale 16 nei pressi di Lesina di lunedì scorso, due giorni dopo l'altro incidente tra Ascoli e Castelluccio dei Sauri, che ha provocato la morte di 4 braccianti africani, che ha causato il decesso di 12 migranti impegnati nella raccolta del pomodoro, tutti identificati nelle ultime ore. Provenivano da Marocco, Ghana, Mali, Nigeria, Guinea, Gambia ed avevano tra i 41 e i 21 anni. Due le inchieste, una sulla dinamica dell'incidente e un'altra sul presunto caporalato. Indagano le procure di Foggia e Larino perché almeno 7 braccianti lavoravano in un'azienda agricola di Campomarino, in Molise. Dal letto d'ospedale Khadim ripercorre quei drammatici momenti. Ho sentito un corso di volo. E poi ho guardato, pensavo che stava sognando, poi visto che era vero. A mio sinistra ho visto il finestro di macchina, era aperto il finestro di vetro e sono uscito. Ho visto l'altro che stava dietro di me, pure lui muoveva, volevo aiutarlo. L'ho tirato, ho detto lui vuole uscire, dai un mano che ti faccio uscire. Dobbiamo alzare presto, dobbiamo andare al lavoro. Quale che si capita là, tu non puoi dire niente, tu devi sempre stare zitto.